In effetti, alcuni studiosi hanno sostenuto che a causa del fatto che ci sono così tante fonti di media tra cui scegliere, ora abbiamo una esposizione selettiva e possiamo seguire solo le fonti che si allineano con le opinioni che vogliamo sentire, il che potrebbe spiegare l'aumento della divisione tra destra e sinistra e un aumento segnalato delle opinioni estremiste. Tutto ciò è reso ancora più complicato dal fatto che i social media sono progettati per i titoli accattivanti, non per i dettagli. Stiamo vivendo in un'epoca in cui le informazioni sono ridotte a 280 caratteri o meno, e la maggior parte delle persone legge comunque solo i titoli esagerati. E mentre è facile dare la colpa ai media, dare la colpa alle piattaforme, a un certo punto dobbiamo darci la colpa anche noi stessi. Il motivo per cui le notizie false si diffondono così rapidamente sui social media è perché le condividiamo senza mettere in dubbio quanto siano valide o vere. Se si allinea con le nostre opinioni, raramente mettiamo in discussione il pregiudizio o la mancanza di contesto che potrebbe avere. Dopotutto, il mondo è incredibilmente complicato e quasi ogni problema è sfumato e intricato, quindi semplifichiamo le cose in versioni bidimensionali. Cerchiamo di abbattere o ignorare le persone con punti di vista opposti, anziché cercare di capire da dove provengono. E poi contribuiamo ulteriormente alla falsità presentando le nostre vite in modo che sembrino come vogliamo che siano, anziché la realtà. Riempiamo i nostri social media di foto ritoccate e amicizie finte, finché i siti che promettevano di connettere il mondo ci hanno lasciato più disconnessi che mai. Non sorprende che alcuni influencer sfruttino questo concetto per il profitto, mostrandoti un'immagine della loro vita apparentemente perfetta in modo che tu acquisti i prodotti che suppostamente raccomandano. È solo quando inizi a guardare più a fondo che l'illusione comincia a sgretolarsi. In effetti, quando inizi a mettere in dubbio ciò che è veramente reale, tutto inizia a disfarsi. Parte 6. Svelare la verità. Come potresti sapere, non era veramente Obama a dire quelle parole, era un video deepfake creato artificialmente diversi anni fa. Quindi, immagina quanto accurata possa essere questa tecnologia tra qualche anno, quando sarà possibile creare video di chiunque che dica o faccia qualsiasi cosa senza il loro consenso, ed esso sarà completamente indistinguibile dalla cosa reale. Non passerà molto tempo prima che le registrazioni non siano considerate prove in un tribunale di legge. Quindi, ancora una volta, inizi a mettere in dubbio cosa possiamo fidarci. Cosa ne dici dei documentari? La stessa definizione di documentario è quella di fornire un resoconto fattuale su un argomento particolare. Ma se guardi alcuni dei documentari più popolari degli ultimi tempi, vedrai che sono pieni delle stesse mezze verità di tutto il resto. Hanno bisogno di visualizzazioni per avere successo, e quale modo migliore per ottenerle se non renderli il più sensazionalizzati possibile? Sì, potrebbero contenere molte verità, ma comunque non ti offrono mai una prospettiva equilibrata, sono comunque progettati per catturare la tua attenzione e creare una risposta emotiva. L'intrattenimento è la priorità, non l'accuratezza. E le statistiche? Pensiamo a loro come a qualcosa di molto oggettivo. Ma spesso vengono distorti e estrapolati in modo esagerato per adattarsi a un'agenda specifica. Posso dirti, ad esempio, che statisticamente il luogo più sicuro al mondo in cui nascere è l'Antartide, perché le statistiche mostrano che hanno la più bassa mortalità infantile, nessun neonato è mai morto lì. Ma non menzionerò che solo 11 bambini sono nati lì. Lo stesso vale per gli studi. Quante volte qualcuno cita i risultati di uno studio ma non ha mai controllato quale fosse la dimensione del campione, chi lo ha finanziato e se ha interessi in conflitto con i risultati? È per questo motivo che ogni altra settimana sentiamo che qualcosa fa male e la settimana successiva dovrebbe essere invece benefica. Ad esempio, c'è stato uno studio che ha scoperto che le donne sono più attratte dagli uomini che non sorridono. Ma è davvero così? In realtà, in un esperimento unico che non è stato ripetuto, 1000 persone da una regione specifica hanno valutato l'attrattività di determinate fotografie. Se l'esperimento fosse stato ripetuto con persone o foto diverse, non c'è alcuna garanzia che i risultati sarebbero stati gli stessi perché ci sono così tante variabili coinvolte. Quindi, puoi davvero concludere da quel piccolo studio che universalmente le donne sono più attratte dagli uomini che non sorridono?
No, affatto, ma è ciò che è stato riportato molto ampiamente, da luoghi come Business Insider e Psychology Today, perché faceva un titolo molto migliore. E una volta che una fonte inizia a condividerlo, altre lo condividono anche, e poi le persone iniziano a citarlo in conversazione e, proprio come con i media, ogni contesto e dettaglio vengono eliminati e dimenticati. Guarda persino uno dei famosi studi di psicologia di tutti i tempi, l'esperimento della prigione di Stanford. Qui ai partecipanti venivano assegnati ruoli di detenuti o guardiani in una prigione fittizia e poco dopo l'inizio i guardiani iniziavano a maltrattare i prigionieri, con i ricercatori che concludevano che gettare persone innocenti in una situazione di potere li porterà ad abusarne. Questo viene insegnato nelle scuole e nelle università, nei documentari, è stato persino girato un film al riguardo. Ma tutto era una messa in scena. C'è un audio che dimostra che ai guardiani veniva detto di comportarsi in modo rude. E uno dei prigionieri ha persino ammesso di aver fingendo un crollo perché voleva uscire presto per un esame e pensava che fosse ciò che i ricercatori volevano vedere. Quindi non sorprende che questo esperimento sia stato ripetuto diverse volte, ma i risultati non hanno mai corrisposto, eppure spesso è citato come fatto. Ma ovviamente il problema è che proprio come con i media o persino con le nostre stesse memorie, c'è un maggiore incentivo a piegare le cose per adattarle alla narrazione desiderata. Perché se l'esperimento non mostra qualcosa di nuovo ed emozionante, non c'è storia, e non aiuterà la tua carriera, quindi c'è ogni incentivo a rendere i risultati più interessanti ed emozionanti, non accurati. Ma ecco la cosa, se stiamo dicendo che non possiamo fidarci di video e documentari, non possiamo fidarci di statistiche e studi, improvvisamente dobbiamo davvero iniziare a mettere in dubbio tutto. Citazioni? Quasi tutte sono attribuite erroneamente a un piccolo gruppo di persone famose. Recensioni? Si stima che ben oltre la metà siano completamente false per aiutare a vendere più prodotti. YouTube? I video più classificati sono quelli che sono migliori nell'ottimizzazione dei motori di ricerca, non quelli più accurati. Wikipedia? Letteralmente modificabile da chiunque. Denaro? Non è reale. Se smettessimo tutti di credere che questa carta o quei numeri su uno schermo significhino qualcosa, allora non lo farebbero. I nostri sensi? Posso dirti che questo è arancione, ma potremmo vedere due cose totalmente diverse. Le nostre scelte? Basate su emozioni e pregiudizi cognitivi, non sulla logica. I nostri sentimenti? Manipolati costantemente dai media e dagli inserzionisti. La nostra realtà. Qui le cose iniziano a diventare davvero preoccupanti. Parte 7. Realtà irreale. Eccoci qui. Divisi, confusi e incerti su chi o cosa credere. È chiaro che quasi tutto ha qualche tipo di pregiudizio, anche se non intenzionale, il che porta a credenze che non ci prendiamo mai davvero il tempo di mettere in discussione. Ad esempio, ci sono circa 10.000 religioni nel mondo, eppure quasi tutti seguono quella in cui sono nati. Se fossero nati altrove, da genitori diversi, crederebbero qualcosa di diverso. E questo non è per criticare una singola convinzione, quasi tutte le convinzioni si basano su informazioni di seconda mano. C'è una citazione che dice che se non fossero per i film, la persona media probabilmente non avrebbe idea di come sia un ascensore. Diciamo che sappiamo come sono fatti, ma in realtà abbiamo solo visto film che ci dicono come sono fatti. La realtà è che anche le cose che pensiamo siano incredibilmente ovvie e incontestabili, come il fatto che i terroristi siano malvagi, sono sempre più sfumate. Per loro, siamo noi i cattivi, tutto dipende dalle esperienze e dalle convinzioni molto diverse che ci sono state inculcate. Siamo tutti concentrati sulle nostre mezze verità. Perché anche con la scienza dura, stiamo comunque solo fidandoci del fatto che gli scienziati abbiano ragione. Quanti di noi hanno effettivamente letto tutti gli articoli su un problema e hanno verificato di persona? E non sto dicendo che dovremmo dubitare della scienza, ma sappiamo che la scienza spesso si dimostra sbagliata e qualsiasi cosa può cambiare quando emergono nuove prove, quindi, se è stata sbagliata in passato, come possiamo sapere che non è sbagliata ora?
Come sappiamo che quello che ci è stato detto sul nostro mondo non sarà smentito in futuro? Guardiamo Elon Musk, considerato da molti uno dei più intelligenti del mondo. Sta creando auto elettriche, chip per il cervello e razzi riutilizzabili. Dice che c'è circa una possibilità su 1 miliardo che siamo persino nella realtà. Di base. In altre parole, propone che in questo momento, le probabilità che siamo in qualche tipo di simulazione sono quasi certe. Il suo argomento è che, se pensiamo ai progressi che sono stati fatti nella tecnologia dei videogiochi solo negli ultimi 50 anni, anche se quel tasso di miglioramento si riducesse, sembra inevitabile che arriveremo a un punto in cui i giochi saranno indistinguibili dalla realtà. Non siamo lontani dall'avere la realtà virtuale al momento, figuriamoci tra altri 50 anni. Quindi, se possiamo creare un mondo indistinguibile dalla realtà, sembra molto probabile che siamo già in qualche tipo di gioco, simulazione o mondo alla Matrix. Voglio dire, se ingrandisci abbastanza qualsiasi cosa, diventa pixelata. E sì, può sembrare fantasioso, ma come puoi dimostrarlo diversamente? Ed è davvero così molto diverso dal credere che siamo in un universo infinitamente grande, che gira su un enorme masso spaziale con circa 8,7 milioni di altre specie, il tutto creato da un grande botto o da un dio o da qualsiasi altra cosa tu voglia credere, in base alle convinzioni con cui sei stato indottrinato quando sei cresciuto? E all'improvviso inizi a pensare a un sogno che hai avuto che sembrava così reale, e poi ti sei svegliato. E inizi a chiederti, potresti essere in qualche tipo di sogno esteso proprio ora? Le tue percezioni ti hanno ingannato in passato, perché questa volta dovrebbe essere diverso? Il solipsismo è la convinzione che non ci sia nulla al di fuori della propria mente. Se sei solo un cervello in un barattolo, non hai modo di sapere che sei solo un cervello in un barattolo. Non puoi mai escludere la possibilità che l'intero mondo che sperimenti, comprese tutte le altre persone, non sia reale. È tutto frutto della tua immaginazione, tutto nella tua mente. Quando inizi davvero a mettere in discussione il mondo che ti circonda, dalle notizie che senti alla realtà che sperimenti, è facile concludere che tutto sia una menzogna. E vorrei concludere questo video con delle soluzioni. Vorrei dirti che puoi ancora avere una posizione forte su qualcosa, devi solo essere in grado di argomentare il lato opposto dell'argomento prima. Dovresti cercare le persone più intelligenti dal lato opposto del dibattito per ottenere la loro opinione prima di trarre conclusioni. Vorrei dirti che puoi ancora avere una buona idea della verità, devi solo scavare un po' di più a fondo per ottenere una prospettiva equilibrata e non fare affidamento su un piccolo gruppo di fonti media. Ma non posso dirtelo. Perché ovviamente ora stai cominciando a vedere che persino questo video, il video che è dalla tua parte e che mette in evidenza le bugie, è in sé una menzogna, è tutto basato dal mio punto di vista di parte. Ho usato statistiche che hai preso per buone, e anche se ti dico che le ho prese da una fonte affidabile, lo hanno fatto. La persona che ha creato le statistiche aveva un pregiudizio. Persino il titolo di questo video è un paradosso. Se ti sto dicendo la verità che tutto è una menzogna, allora tutto non è una menzogna, il che significa che stavo mentendo. Più pensi a questo problema della verità e delle bugie, più peggio diventa. Più confuse e spaventose diventano tutte le cose. La scelta è un'illusione? Siamo manipolati da una mano nascosta che sceglie i nostri politici e ci tiene divisi in modo che ci combattiamo l'un l'altro invece di loro? Le nostre menti ci ingannano per farci prendere decisioni basate su emozioni e pregiudizi cognitivi, non sulla logica. I nostri sentimenti sono costantemente manipolati dai media e dagli inserzionisti. La nostra realtà. Qui è dove le cose iniziano a diventare davvero preoccupanti.